che presenterà questa bellissima conferenza sulla storia delle droghe. E nulla, non sto qui a raccontare gli altri, quindi lascio la parola al professore. Buon proseguimento. Buonasera a tutti, grazie per questo invito. Bellissima conferenza, lo direte dopo, non lo so, non si dice mai prima, no? Comunque sono contento di essere tornato in quest'aula perché proprio qui, tanti anni fa, ricordo che ci tenni una affollata conferenza, la prima dopo che avevamo proposto quella famosa teoria sul miracolo di San Gennaro, il sangue che si chiama. E fu proprio qui che per la prima volta la rendevo pubblica. Allora, questa invece è una conferenza dal titolo Breve storia delle droghe, come dice il titolo sarà poca chimica, un po' di storia delle principali droghe, alla fine seguirà una degustazione come uso, no, ovviamente scherzo, le droghe sono una cosa sulle quali non si può scherzare troppo. Comunque non temete, dovrebbe essere una cosa non troppo noiosa. Allora, fin dalla preistoria gli uomini hanno conosciuto il potere delle piante e delle sostanze che si estraggono dalle piante. Parlando di preistoria, normalmente si pensa ai cavernicoli, ma in realtà, siccome la storia comincia per definizione con la scrittura, pensiamo invece a popoli come i Pelle Rossa d'America che non avevano una scrittura, non conoscevano la ruota, non conoscevano i metalli e vivevano all'età della pietra, no? Erano quelli che vengono definiti cacciatori e raccoglitori, si spostavano, non conoscevano l'agricoltura, non erano stanziali, seguivano le madri dei bisonti, eppure anche questi popoli avevano gli stregoni che erano esperti di piante, di sostanze medicamentose, di sostanze con effetti anche diversi e quindi in Asia poi c'erano gli sciamani e così via. Quindi l'uomo, prima ancora che essere ingegnere o letterato o metallurgo o metallurgico o come si dice, è stato farmacologo e chimico organico. Con droga in italiano intendiamo diciamo, una sostanza che ha attività sul sistema nervoso centrale. In inglese drug vuol dire in generale sostanza, farmaco, medicina. No? Vediamo un attimo la definizione di cosa sono le droghe e poi giuro che la cosa sarà un po' meno. Comunque l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce abitudine una condizione che risulta dalla ripetuta somministrazione di una sostanza che induce desiderio e non necessità di continuare l'uso, scarsa tendenza ad aumentare la dose, dipendenza psichica ma non fisica e effetto nocivo limitato all'individuo se vogliamo. Pensiamo al fumo. Mentre la tossicomania è uno stato di intossicazione cronica che dà desiderio irrefrenabile di continuare l'uso, tendenza ad aumentare la dose, dipendenza anche fortemente fisica, con fenomeni da astinenza, della sospensione e effetti nocivi per l'individuo ma anche per la società. Per quanto riguarda la classificazione delle droghe abbiamo i psicodelici che deprimono i processi psichici, quindi i sedativi come l'alcol, i barbiturici, eccetera, i tranquillanti e sedativi che tranquillizzano senza indurre il sonno, maggiori e minori, tra i tranquillanti minori c'è il famoso Valium, le benzodiazepine, che tutti prendono quando sono nervosi per dormire, gli antidepressivi che si usano in psichiatria e gli analgesici e narcotici come gli oppiacei in generale. Poi abbiamo gli stimolanti, quindi cocaina, caffeina, nicotina con effetti diversi ovviamente e le anfetamine e poi gli psicodislettici che provocano deviazioni di vario tipo come gli allucinogeni, gli inebrianti, gli eufonici e così via. Le droghe
storicamente importanti, perché parliamo appunto un po' della storia delle droghe, si possono un po' distinguere tra le cosiddette droghe maggiori e le droghe minori. Le droghe minori di solito sono l'alcol, il tabacco e il caffè, in particolare l'alcol, sapete che c'è stata la storia del proibizionismo, qualcuno voleva metterla tra le droghe maggiori, e poi c'è il caso della cannabis, che adesso qualcuno la sta mettendo tra le droghe minori. C'è un dibattito in corso proprio in questi tempi, ogni tanto sta da una parte, ogni tanto sta dall'altra. Cominciamo quindi con l'oppio. L'oppio è un prodotto che si ottiene dalle capsule fruttifere del papavero da oppio, che si chiama papaver sonniferum, che è parente dei normali papaveri, ma è più grande, più colorato. In Alto Adige viene usato anche come pianta ornamentale nei giardini, credo solo per quello, spero per quello. E incidendo queste capsule acerbe con un lattice che viene poi raschiato uno per uno, goccia per goccia, compattato in panetti che poi vengono usati come tali o da cui si estraggono gli alcaloidi. Gli alcaloidi principali dell'oppio sono la morfina e la papaverina. La morfina, sappiamo, no? Che ha la stazione antidolorifica, la papaverina è meno usata, è un vasodilatatore, veniva usata prima dell'invenzione del Viagra, o della scoperta del Viagra, in microiniezioni, proprio dove state pensando che si facessero, essendo un vasodilatatore pare che servisse proprio allo scopo. La morfina, allora, è il principale componente dell'oppio, e l'oppio è noto già in Europa e nel bacino del Mediterraneo da 1500-3000 anni avanti Cristo. Ne parlava addirittura Dioscoride, il medico di Cleopatra, nel primo secolo avanti Cristo, lo descrive come una sostanza che elimina il dolore, quindi è analgesico, calma la tosse, che riduce il catarro, blocca i flussi intestinali, infatti l'oppio ha questa azione costipante, se vogliamo, si applica sulla fronte di chi soffre di insonnia, perché è un narcotico, ma prendendo in grandi quantità fa male perché provoca le tarsi. Quindi già Dioscoride aveva identificato i principali effetti dell'oppio grezzo, ovviamente. Veniva consumato sciogliendolo nel vino e in questo modo. A Roma ne parlano vari storici, attorno ai primi secoli dell'era cristiana, erano consumatori anche vari imperatori romani, era venduto in 800 botteghe, dava il 15% delle entrate fiscali. Quindi era abbastanza diffuso. Nel mondo arabo il Corano proibisce l'alcol ma non l'hashish e l'oppio, per cui chiaramente questo veniva consumato e veniva citato nelle varie enciclopedie mediche, quelle di Avicenna, famoso medico arabo, e fu dopo la morte di Maometto che i mercanti arabi soprattutto lo diffondono in Oriente, quindi India, Germania e Cina, dove cresceva particolarmente bene il papavero, mentre nell'Europa si va un po' dimenticando l'uso. Ricompare con le crociate, quando i crociati in Oriente ne riportano dei campioni, ne parla Paracelso, medico medievale, che lo usa nelle sue ricette, quindi viene usato un po' dappertutto, in particolare in Asia. Poi più tardi, tra il 5 e il 600, vengono fondate nell'epoca del mercantilismo, le varie compagnie mercantili, la compagnia delle Indie olandese, quella inglese, quella francese, eccetera, e quindi l'oppio orientale comincia a essere noto anche in Occidente, a tornare noto in Occidente, e nel 600-700 lo usano molti artisti e pittori. In particolare la pittura di Laudano era un estratto
cioè no, scusate, una soluzione di oppio grezzo in altro che viene usato un po' per dolori medio popolare, per tutte le malattie, fino ai tempi delle nostre nonne o bisnonne se ne usavano in grandi quantità. In India la situazione è un po' particolare, esiste una dinastia Mogul che produce e vende l'oppio sotto il monopolio statale, questo è il forte di Agra. Nel 600 la dinastia Mogul termina e quindi l'oppio indiano passa nelle mani dei privati e diventa un libero mercato. È il momento delle compagnie, no? Come dicevo prima, e quindi la Compagnia delle Indie Inglesi aumenta la sua influenza in India. Nel 1797 gli inglesi sconfiggono le residue armate della dinastia Mogul, assumono il potere in India e scuotono le tasse, compresa quella dell'oppio. In questo quadro, evidentemente dipinto dagli inglesi, si vedono gli inglesi che portano la civiltà con il cavallo e gli indiani con l'elefante che accettano benevolmente la conquista coloniale degli inglesi. In realtà l'impero coloniale inglese si estende in tutto il mondo, tutte queste aree in rosa sono parte dell'impero inglese, quindi Sudafrica, l'Australia, l'India, tutto il Canada e così via, quindi un impero che copriva veramente tutto il mondo. E quindi diciamo l'oppio diventa una risorsa preziosa per queste compagnie e le compagnie lo esportano un po' ovunque, in particolare in Cina, dove l'oppio indiano si afferma essendo di qualità migliore. Anche la Cina era in parte aperta alle importazioni orientali, l'oppio era diffuso ma vietato. Ciononostante gli inglesi lo importano in Cina con un escamotage, nel senso che gli inglesi lo vendono ai contrabbandieri, i quali poi lo importano illegalmente in Cina infrangendo i divieti dell'imperatore stesso. Quindi le importazioni salgono, l'oppio diventa in Cina un grave problema sociale ed economico. E a un certo punto l'imperatore della Cina, Dao Guang, si stufa un po' di questa situazione, ordina ai mercanti la consegna dell'oppio, ai mercanti inglesi che erano a Canton, questi ne offrono 62 tonnellate. Dopo l'insistenza ne consegnano 1230, sperando in un risarcimento che però non arriva. Quindi i commercianti che in quel momento erano molto potenti, gli inglesi, informati della situazione, praticamente recriminano la chiusura del loro mercato e l'incapacità cinese di reprimere il contrabbando, che loro stesso ovviamente incrementavano, e quindi dichiarano guerra alla Cina. Partono 10.000 soldati che brevemente fanno capitolare la Cina, prima guerra dell'oppio, 1840, in cui arrivano con le cannoniere e contro le giunche di bambù cinesi, ovviamente hanno facile vittoria. Due anni dopo c'è il trattato di Nanchino, questo è un quadro che raffigura la città dove è stato firmato il trattato, sulla destra vedete la parte scritta in inglese con il sigillo occidentale, sulla destra scritto in cinese verticale con i sigilli cinesi, firmato dai due. Quindi la Cina capitola, deve aprire altri porti commerciali, cede anche a Hong Kong e l'Inghilterra, e in patria tutti sono contenti, tranne diciamo, qualcuno che denuncia l'immoralità di questo commercio. Una voce che grida nel deserto, sostanzialmente. Seconda guerra dell'oppio, dopo altri pochi anni, presa definitiva della Cina, nuovo trattato di pace per meno imposto, altri 11 porti commerciali aperti al commercio internazionale, i missionari occidentali possono andare in Cina, il commercio dell'oppio è legalizzato. Sempre nel 56 l'India diventa una colonia inglese gli effetti per 90 anni fino alle lotte di liberazione di Gandhi, eccetera.
quel momento non c'era l'uso, cioè non c'era opposizione all'uso dell'oppio in Occidente, perché non era un problema sociale, tant'è vero che appunto, come dicevo prima, c'era questo estratto di laudano che veniva usato come rimedio un po' universale contro dolori di diarrea, tosse, anche cose per cui non faceva niente, ma gli stessi mali che citava Dioscoride prima, no? E questo veniva venduto in farmacia, lo consumavano tranquillamente le massaie un po' tutti. Anche perché ovviamente non c'erano ancora farmaci più efficaci, più moderni. Addirittura poi i derivati della morfina, quindi in particolare l'eroina, che è il diacetilato, quindi è un prodotto semisintetico, veniva venduto, no? Serviva per la tosse, la bronchite, la tisi, l'asma, la laringite, la polmonite, grazie, e la tosse asinina, quindi un calmante. Dunque, a un certo punto si capisce che l'oppio, comunque i derivati, danno un po' di tendenza, sorgono un po' di diciamo, opposizioni, ma soprattutto perché lo usavano i cinesi. Però in quel momento viene anche inventata la siringa ipodermica, e gli alcaloidi sono estratti in forma pura e iniettati con siringa, quindi l'effetto è moltiplicato per 100, cominciano a nascere i primi morfinomani, tra cui i nomi famosi, Ismar, Wagner, il musicista, l'imperatore Massimiliano del Messico, il re di Danimarca, Hans Christian Andersen, che scriveva queste favole bellissime, dolcissime, che era un morfinomane, Giulio Verne, un po' di artisti, insomma, così, no? C'erano rischi ovviamente per le mancanze di regole di igiene, ma l'uso si va estendendo, come sempre, prima in certi circoli e poi finché lo usano gli artisti e i ricchi è una cosa romantica e decadente, quando lo usano nei parchi pubblici diventa un problema sociale. Comunque verso i primi del Novecento si vieta, diciamo, l'importazione di oppio, è l'epoca del proibizionismo. Si vieta un po' tutto, vedremo anche dopo. Naturalmente mettere al bando una sostanza che viene usata fa nascere contrabbando, un mercato illegale, nascono organizzazioni criminali che si occupano di spacciare queste sostanze e anche i, chiamiamoli pure, tossicodipendenti che entrano in contatto con queste organizzazioni criminali diventano criminali a loro volta. Si è visto poi il proibizionismo antialcolico, che è durato poco anche per questo tipo di problemi. Sempre alla prima metà del 1900 c'è tutta una serie di conferenze internazionali, in particolare quella dell'AIA, che vietano tutta una certa serie di sostanze, tra cui appunto gli oppiacei. Poi nella seconda guerra mondiale il problema viene accantonato, anche perché gli oppiacei servivano come antidolorifici, ma poi nel dopoguerra il proibizionismo totale continua fino all'attuale situazione. In particolare c'è stato un tentativo per il sistema inglese di controllare l'uso, cioè sostanzialmente solo i medici potevano prescrivere oppiacei e cocaina, uno aveva permesso, andava in farmacia, il nome veniva registrato con ricetta medica e quindi in qualche modo si evitavano i problemi del proibizionismo, ma il problema è che poi i medici diventavano quasi degli spacciatori semiufficiali per i tossicodipendenti, i quali poi magari la rivendevano, quindi è durato fino al 68 questo sistema e poi è stato dismesso, ogni tanto qualcuno, dimenticando che è già stato provato, lo propone di nuovo, non so io se è una soluzione valida o no, però il dibattito è sempre aperto. Nel dopoguerra il consumo aumenta moltissimo, nel 1971 soprattutto dal triangolo d'oro, Thailandia, Laos, Birmania, ma poi adesso anche in Pakistan, Afghanistan e forse nella Repubblica Sovietica è coltivato l'oppio. Comunque
Le cifre stimate sono di 1000 tonnellate nel 71 e 6000, 7000 attorno al 2000, quindi il consumo e la produzione aumenta. Il problema resta aperto naturalmente e passiamo alla seconda droga molto importante che è la cocaina. La cocaina è anche questo un alcaloide che viene prodotto da questo arbusto, che guardando uno gli darebbe 5 lire, sembra una pianta da fare i siepi, no? E invece contiene un alcaloide, guardate, questi sono i fiori, un alcaloide, qui vedete la cocaina sotto forma del suo sale, normalmente cloridrato. Questa è la formula della cocaina, un alcaloide della famiglia del propano, questa struttura è una struttura propanica, e questa è la atropina, che è simile alla cocaina ma non ha l'effetto stimolante della cocaina stessa. Nell'America centro-meridionale la cocaina veniva usata abitualmente sia, diciamo, durante cerimonie di tipo sacro, comunque cerimonie controllate come matrimoni o feste e così via, però si usava anche masticando le foglie, perché essendo uno stimolante facilitava il lavoro soprattutto in alta quota, diciamo, sulle Ande per i contadini e gli indigeni, no? E quando arrivano gli spagnoli in Sud America, nel Centro America, l'uso era già abbastanza diffuso. I vari sacerdoti, missionari, gesuiti ovviamente lo bollano come talismano del diavolo, ma restava un po' una curiosità antropologica locale. Fu solo verso la fine del 500 e del 600, diciamo, che vengono portate in Europa delle foglie. Nel 700 arrivano alcune piante vive portate in Francia, dove presso l'orto botanico, un po' per una curiosità. Però, diciamo, l'interesse si estende, la pianta viene studiata, viene importato il principio attivo dalle varie compagnie mercantili, e quindi nell'Ottocento vengono isolati gli alcaloidi, che sono generalmente facili da isolare perché facendo il sale, essendo presenti in buona quantità, possono essere estratti con acqua leggermente acida, poi cristallizzati e così via. E quindi diciamo che l'uso anche ricreativo, diciamo così, della cocaina si va diffondendo. Questo è Paolo Mantegazza, non è Buffalo Bill, è un famoso fisiologo italiano che scrisse Fisiologia dell'amore, stando ovviamente nella borghesia dell'Ottocento, fisiologia del piacere, fisiologia del dolore. Ecco, questo era un cocainomane convinto, scrisse un saggio che si chiamava Le virtù della coca, sì, dove è rimasta celebre una frase che dice: preferisco vivere un giorno con la coca, con la cocaina, che 100 milioni di anni senza la cocaina. Cosa già. Tanto sta che la Merck, che è una ditta che vende prodotti chimici, nel 1883 ne vendeva la catalogo, no? 3,5, 3 anni dopo ne vendeva 71 tonnellate. Io dubito che tutti i chimici d'Europa dopo 3 anni si fossero messi a studiare e sintetizzare la cocaina, quindi evidentemente questi 71.000 kg venivano usati a scopo ricreativo, diciamo. Anche Sigmund Freud, il famoso padre della psicoanalisi, inizialmente credeva nella cura farmacologica dei disturbi psichici, e quindi, siccome era di moda la cocaina, lui la consiglia ai suoi pazienti per disturbi come la depressione, la stanchezza, eccetera, essendo uno stimolante, chiaramente, quindi la consiglia alla sorella, alla fidanzata, agli amici. Voleva scrivere un saggio e in particolare la propone a un suo amico
dal nome impronunciabile Ernst von Fleisch-Maxow, il quale aveva avuto un'operazione a una mano, gli faceva male e quindi prendeva la morfina per attutire il dolore, e allora era diventato morfinomane. Per combattere la sua infezione alla morfina, lui gli dà della cocaina e questo qui diventa cocainomane. E fu anche per questo che, diciamo, poi questo tipo di cura che Freud proponeva fu criticato, e probabilmente qualcuno dice che fu per quello che abbandonò un po' la terapia farmacologica delle nevrosi per sviluppare invece il metodo psicanalitico, no? Che si basa sul discorso, dialogo con il paziente, interpretazione dei sogni e quant'altro. Infatti questo Ernst von Fleisch-Maxow lo usava con siringa ipodermica e arriva un grammo al giorno, intossicazione cronica, parassitosi illusoria, quindi sensazione di insetti sotto la pelle, non so poi come è finito. Speriamo che si sia disintossicato anche lui. Mentre invece una oculista, amico dei precedenti, riconosce un'altra proprietà importante della cocaina, che è la proprietà di essere un anestetico, e quindi lui riusciva, mettendo le gocce di una soluzione di cocaina negli occhi, a effettuare operazioni di cataratta, cosa che prima ovviamente era molto difficile fare un'operazione all'occhio se non è anestetizzato. E Halsted scopre anche che se iniettata sotto pelle la cocaina può anestetizzare i nervi e quindi ottenere un'anestesia non così superficiale come quella appunto nell'occhio. Questo William Halsted diventa a sua volta enomane, poi si disintossica, ma si scopre alla fine che in realtà era diventato morfinomane, che non gli impedì di essere tra i fondatori della Johns Hopkins University, una delle università più prestigiose dell'America. La cocaina poi veniva usata in modo un po' divertente e diciamo spensierato nei vari vini aromatizzati. C'erano dei vini medicinali con vari aromi, degli amari, insomma, con dentro vari aromatizzanti, e in particolare c'era il vino Mariani, un italiano che poi viveva a Parigi, il quale fa il vino alla coca, e quindi questo ha un successo immediato. Questo è, ecco qui, una pubblicità del popolare vino tonico francese, il Vin Mariani. Questo vino ha un grande successo, tanto che addirittura veniva usato da tre papi, 16 regnanti, 6 presidenti della Repubblica Francese e altre celebrità. Questo è un certificato di riconoscimento del Papa Leone XIII per la bontà del vino Mariani, di cui lui era assiduo consumatore. Ecco qui. Quindi abbiamo avuto almeno anche tre papi che amavano molto la cocaina. La cocaina veniva usata poi, essendo un anestetico, per mal di gola, veniva data ai bambini, no? Gocce per i mal di denti, serviva per restituire le corde vocali, morbidezza e elasticità, indispensabili a cantanti, professori e oratori. Io dopo le mie conferenze parlo molto. Va bene, anche in America si diffondono questi vini aromatizzati alla coca. In particolare John Pemberton vende il vino French Wine of Coca, che era un'imitazione del vino Mariani, però in Georgia si impone il proibizionismo dell'alcol, e quindi lui cosa fa? Elimina l'alcol dal suo vino, aggiunge vari aromi, un estratto di coca, perché c'era il vino Mariani, e un estratto di noce di cola per dare un sapore, e quindi la coca e la cola fanno ovviamente la Coca-Cola. Quindi poi la formula viene venduta a un altro e così via, ma Coca-Cola inizialmente era un infuso appunto di
che conteneva cocaina, non c'è di cola, zucchero, eccetera. Poi lui aggiunge l'acqua di Seltz e quindi abbiamo più o meno la moderna Coca-Cola. Attualmente, ovviamente, la Coca-Cola non contiene più cocaina, resta la leggenda metropolitana che si usavano foglie di coca decocainizzate, ma non hanno nessun sapore. Adesso c'è uno stimolante che è la caffeina della Coca-Cola, poi su dentro vari aromi, se sapete, no? La storia che la Coca-Cola ha una formula segreta e così via, ma sostanzialmente adesso c'è il color marrone caramello, c'è dentro della caffeina, c'è dentro dello zucchero, c'è dentro dell'acido fosforico per la acidità, c'è la CO2 per rendere le frizzate. E adesso ho sentito che a quelle storie perché sono dentro degli oli, oli vegetali policromulati che esaltano certi sapori ma che invece pare che non li vogliono, quindi li hanno tolti con una petizione. Comunque anche la cocaina poi, sempre nelle conferenze del primi del Novecento, come quella dell'AIDS che parlavamo prima, viene definita come droga pesante, se ne vieta la produzione, il commercio e l'uso. Come sempre abbiamo un proibizionismo che favorisce il mercato nero e la criminalizzazione, la nascita dei gruppi criminali, eccetera, come per l'eroina o la morfina. All'inizio degli anni 70 anche le anfetamine, che sono dei stimolanti che vedremo dopo, vengono vietati, cioè vi rimbalzo l'aumento della cocaina illegale. In particolare la cocaina viene prodotta nel Centro America, in particolare in Colombia e paesi vicinali. Se seguite un po' le cronache dei giornali, vedrete che ogni settimana l'aeroporto di Malpensa Linate scoprono qualcuno che viene di questi paesi che si porta dietro qualche chilo di cocaina nascosta nei modi più ingegnosi all'interno di oggetti o addirittura impregnando vestiti con soluzioni di cocaina che poi vengono fatte asciugare, poi a casa mette le cose in lavatrice e recupera l'acqua e recupera la cocaina, insomma cose che poi i cani antidroga scoprono a volte. Il crack invece, di cui a volte sento parlare, non è l'alcaloide come sale, come cloridrato, ma è l'alcaloide libero e viene fumato generalmente, quindi l'effetto è molto breve, molto intenso, è molto più potente, è particolare di certe culture americane violente e più o meno criminali. La produzione ovviamente aumenta, anche questo è diventato un problema sociale. Leggevo tempo fa che hanno analizzato i biglietti, i dollari americani di carta che girano in America e hanno visto che, non mi ricordo qual è la percentuale, ma dico il 40-50% recano tracce di cocaina, perché sapete che le cocaine si sniffano, quindi si fa la sottile striscia di cocaina sullo specchio con la lametta, poi con una cannuccia si aspira. E i forti consumatori hanno il setto nasale bucato, rovinato, e per fare queste cannucce molti usano dei biglietti da un dollaro, li arrotolano e sniffano, che il 50% dei dollari che girano in America recano tracce di cocaina. Ok, va bene, questione del tutto risolta. Parliamo della cannabis, che come dicevo non si sa bene se collocarla tra le droghe leggere o quelle pesanti. La cannabis è prodotta dalla canapa indiana, il principio attivo è il tetraidrocannabinolo, in particolare un po' tutta la pianta ne è ricca e in particolare le infiorescenze, che sono questi ciuffettini di piccolissimi fiori delle piante femminili, e anche la canapa è nota da tempo. Però la canapa naturalmente viene usata anche per fare la fibra tessile, no? Sacchi, corde, eccetera. E l'uso della canapa come droga che influenza il sistema nervoso in Europa.
Europa è sostanzialmente sconosciuta, mentre è nota in India e in altri paesi più caldi, perché dipende molto dal clima in cui la canapa cresce. In Europa il contenuto di tetraidrocannabinolo è molto basso, quindi praticamente nessuno l'ha mai usata per scopi ricreativi o ludici. Poi ci sono vari nomi, per esempio le foglie seccate vengono chiamate bhang, addirittura se ne fanno dei dolci o dei tè, la ganja è più forte, è solo la cima delle infiorescenze di cui parlavo prima, e poi c'è addirittura la resina, l'hashish, che sembra, non so, uno stucco cioccolato, una cosa così. Comunque se ne parla già nella medicina ayurvedica, nella Zenda Vesta, sacro testo persiano attribuito a Zarathustra, che parla di una resina inebriante, ne parla Erodoto, ma sempre come, diciamo, sostanza usata non in Europa. Anche qui nell'Islam viene usata perché non era vietata, se ne parla addirittura nelle Mille e una Notte, e è usata anche durante riti magici per espandere la coscienza, eccetera. In particolare il nome assassino pare derivi dal termine Ashishin, che erano dei predoni, forse una leggenda, ma narrata anche da Marco Polo, che praticamente depredavano i mercanti che passavano in una via obbligata tra il Caspio e la Persia, e questi, diciamo, assumevano hashish prima delle loro imprese da grassatori, e da qui il nome Ashishin, che poi è diventato assassino. Quindi, diciamo, in tutto il bacino del Mediterraneo, ma non in Europa, la canapa è povera di principi attivi e quindi non si usava fino a quando Napoleone conquista l'Egitto. Vabbè, qui sono i vari varie condanne da parte dei religiosi, che dicevano addirittura che l'olio di canapa lo permetteva di essere di volare, ci sono vari racconti. Comunque l'uso inebriante non esisteva fino appunto a Napoleone, il quale va in Egitto, scopre l'hashish e mi dicono i veri informati che Rocco è il noto produttore ancora oggi, e quindi lo importa un po' la moda dell'hashish anche in Europa, e nel 1846 c'era un club dell'hashishin dove c'erano i soliti artisti, Baudelaire, Dumas, Victor Hugo e così via, sempre limitato a piccole cerchie intellettuali, ovviamente, perché nella Belle Époque, nella seconda metà dell'Ottocento, non c'era il concetto di tossicodipendenza moderna, la droga di massa era l'assenzio, che in realtà era un distillato molto alcolico che veniva bevuto diluito con acqua. Fu criminalizzato, dando origine a varie leggende sulla pericolosità dell'assenzio, ma in realtà era solo un liquore molto forte. La storia che c'è dentro il tuglione, che è particolarmente velenoso, è stata un po' inventata proprio per vietare l'uso dell'assenzio, che dava problemi di alcolismo a livello sociale. Nella Belle Époque si usava un pochino opio e cocaina più tardi. Questo è un quadro di De Grasso e dei ritorni di assenzio, questa è un'etichetta dell'assenzio. Anche qui, allora, nella prima metà del Novecento, proibizionismo anche della marijuana e dell'hashish, che veniva introdotto soprattutto dai laboratori messicani. In particolare questo Eslinger fu uno dei più implacabili persecutori, no, di queste droghe, che fece approvare anche il proibizionismo per la marijuana, nonostante il parere dubbio o contrario anche di medici. Sapete che adesso il dibattito si è riaperto, c'è l'uso terapeutico della marijuana come tranquillante, euforizzante, adesso in molti paesi, tra cui alcuni stati americani, addirittura viene coltivata e venduta legalmente, perché sostanzialmente l'effetto è un po' quello dell'alcol,
nebria, ma non è così devastante come la cocaina o peggio ancora l'eroina. Quindi adesso la marijuana sta tornando tra le droghe leggere o semileggere. In particolare i rastafariani, che adoravano Rastafari, che era poi Haile Selassie, usavano la canapa come parte del culto religioso. I rasta sono quelli che hanno queste tendinature diventate di moda, che sono rasta. Haile Selassie era discendente diretto di Dio, come l'imperatore del Giappone, e questi nei loro culti avevano l'uso di fumare la marijuana. E quindi diciamo c'è il problema, libertà di culto che però coinvolge una droga proibita. Adesso forse questa cosa sarà risolta se la marijuana in America diventa più o meno tollerata. Non credo che molti si siano fatti rastafariti per poterlo utilizzare. Comunque. Funghi e piante allucinogene le salto perché sennò non facciamo in tempo. Comunque c'era un cactus peyote che veniva usato come allucinogeno, contiene mescalina, lo usavano gli indiani del Centro America. Questi sono la psilocibe, che era il fungo sacro degli aztechi. Questo è un fungo che contiene la psilocibina, ma anche questa la saltiamo. In particolare però questo uso delle sostanze allucinogene dei funghi, del genere psilocibe, si riteneva che fosse quasi una leggenda, fin quando poi un fotografo addirittura accompagnato da due antropologi dilettanti scoprì proprio un villaggio dove questi funghi venivano ancora consumati e questi erano occidentali, portarono dei campioni di questi funghi alla Sandoz, una compagnia svizzera, no? Di, faceva farmaci e medicine. Questo Albert Hoffman della Sandoz isolò la psilocibina e la psilocina e ne fece la sintesi. E poi, questo negli anni 50-60, una volta saputo questo, la coltivazione più o meno illegale di questi funghi si diffuse un po' anche nella cultura hippie psichedelica americana, fino poi quando furono vietati. Questa è la psilocina, no, la psilocibina. Questi alcaloidi hanno una struttura un po' simile alla serotonina, vedete che sono un idolico, quindi sono simili a dei neurotrasmettitori. E quindi, diciamo, la somiglianza della formula può spiegare un po' l'effetto allucinogeno di questi funghi. Le piante delle streghe, ne parlo velocemente. Sono un gruppo di piante che hanno un'azione varia, che hanno la caratteristica di essere abbastanza comuni. In genere contengono miscele varie di alcaloidi, di solito di tipo tropanico, e che hanno effetti un po' strani, nel senso che dipende dalla pianta che uno usa, dalla quantità che ne assume, e hanno un intervallo utile, tra virgolette, abbastanza ristretto. Quindi se uno prende l'intervallo giusto può avere dei sintomi e degli effetti, se esagera appena di poco diventa molto pericoloso perché arriva alla dose tossica e quindi c'è un'intossicazione acuta. Una di queste piante è la mandragora, che viene citata anche in una opera di Machiavelli, diciamo, è una pianta che cresce con questi fiori violacei. La radice è un fittone un po' ramificato in cui qualcuno vede una figura umana, un po' come nel ginseng, diciamo, addirittura c'era una mandragora maschile per la femminile e così via, c'era la leggenda che chi lo strappava poteva perdere l'anima, e quindi in genere per estirpare la pianta si prendeva un cane e si legava una corda al collo e il cane strappava la pianta, che poi veniva usata. Il cane si dice che non ha lamine, quindi erano tutti contenti. L'altro, la bella donna, è una pianta molto velenosa, contiene
contiene atropina in queste bacche scure, nerastre, e un'altra famosa è la datura, che è una pianta che produce queste grosse campanule colorate. Esiste la datura metella e la datura stramonio. In particolare lo stramonio contiene una certa dose di atropina, viene usata come pianta ornamentale, l'avete visto, sono dei rampicanti che fanno queste grosse campanule bianche, sono caratteristiche perché hanno anche questi questi frutti che sembrano grossi ricci di bocassano, no? Io ricordo che una invece in casa qui a Pavia le aveva lì nel suo giardino, e noi in istituto volevamo fare un esercizio a uno studente che veniva dalla Svezia per qualche settimana, e noi gli facciamo fare, ma facciamo gestare la tropina dallo stramonio. E allora io una notte con la mia tuta da ninja sono andato a rubare un po' di foglie dalla siepe della vicina, abbiamo tentato di estrarle e il poverino non è riuscito a tirare fuori niente, perché abbiamo scoperto che intanto è molto difficile estrarla, una sostanza che si degrada facilmente, e poi soprattutto, come tante sostanze simili, riescono particolarmente bene in certe stagioni dell'anno e non in altre, quasi per niente. Quindi quel campione che io con tanto rischio mi ero procurato non conteneva il principio che volevamo, abbiamo imparato una cosa. Comunque, ecco, ristretto intervallo di dose, crea questo rinnovo particolarmente pericoloso per la possibilità di avvelenamento da overdose. Se leggete la cronaca nera, ogni anno c'è qualche coppia di, come dire, incauti balordi, ecco, che proviamo lo stramonio e la pianta delle streghe, sbagliano la dose, finiscono all'ospedale intossicati e devono subire una lavanda gastrica che mi dicono che è piuttosto sgradevole, proprio per evitare il peggio. La tropina, che dicevamo, che si estrae dalla donna, ha questa formula, e il nome deriva da atropo, perché è un veleno, se uno ovviamente prende la dose giusta. L'atropina viene usata nelle gocce che usano gli oculisti per dilatare le pupille e poi guardare il fondo dell'occhio. Quindi quando voi andate all'oculista vi mettono quelle gocce nell'occhio, la pupilla si dilata e resta dilatata, e qui si vede, non so bene se riuscite a vedere, ma qui è una pupilla contratta, e qui in quest'occhio è stata messa una goccia di atropina e la pupilla è dilatata. Quando poi voi uscite dall'oculista, le luci di fastidio diventate fotofobici, perché le pupille non si contraggono più, no? Pare che si usasse, lo usassero le donne, le dame del Medioevo, e il nome della donna deriva da quello, perché mettendo un goccio di questo estratto nell'occhio, le pupille si dilatano. Ed esiste un noto principio studiato dagli psicologi per il quale le persone che hanno la pupilla dilatata vengono percepite come più amichevoli, meno fredde, meno ostili. Ho fatto delle prove, stesse foto, pupilla normale, pupilla dilatata, fatta Photoshop, diciamo, e tutti hanno detto: no, sono più simpatiche, più carine, queste qui. Quindi le donne lo mettevano per rendersi più attraenti, aumentare il fascino dello sguardo. Questo accade perché è un riflesso incondizionato che avviene sempre quando si guarda qualcosa che interessa, la pupilla si dilata. Hanno fatto molte prove, se una donna guarda un vestito bello, la pupilla si dilata. Se guarda la foto di un bambino, in pochi mesi la pupilla si dilata. Se un uomo guarda una macchina sportiva, la pupilla si dilata. Se vede la foto di una donna nuda, la pupilla si dilata. Non deve essere una cosa necessariamente eccitante, basta che susciti interesse. Quindi questo pare che sia la spiegazione per cui appunto aumenta il fascino dello sguardo.
addirittura dicono se giocate a poker mettete gli occhiali scuri perché mettete di controluce perché l'avversario, se voi avete un poker tassi, la pupilla si dilata e lui potrebbe capire che voi avete delle buone carte, non so se è vero, non credo tanto, però dicono che i mercanti di tappeti arabi si mettono sempre con le spalle, cioè controluce, guardano gli occhi del cliente, quando il cliente vede il tappeto che gli piace la pupilla si dilata e l'abito mercante gli chiede di più per venderlo. Ma queste sono un po' leggende. Comunque, gli attori tropanici producono poi altri effetti, disorientamento, confusione, allucinazioni, panico, quindi la cosa può essere anche pericolosa, ci si sente a volte in caduta libera, quindi la pianta delle streghe, forse perché le streghe volavano a causa di questo effetto di sentirsi no, un po' sollevati, non si sa. La tropina è poi utile anche come trattamento contro i gas nervini, perché antagonizza a livello di recettore cronesico l'effetto dell'acetilcolina, non più distrutta l'enzima inibito del gas nervino, quindi diciamo a livello di sinapsi blocca l'effetto dei gas nervini e viene usato proprio dai militari nelle esercitazioni anche sul campo, anche se i gas nervini ovviamente sarebbero vietati, ma in caso di sospetto uso di gas nervino ci sono queste siringhe autoiniettanti, si svita la cosa, si appoggia la siringa sul muscolo della coscia, si schiaccia il bottone una volta, va dentro l'ago e inietta automaticamente della tropina autosomministrata. Quando c'era la leva obbligatoria, c'era un mio amico che era andato a militare e aveva fatto l'esercitazione, no? Per l'uso di queste siringhe, come insegna l'uso del fucile, delle maschere antigrade, insegnavano anche queste, lui ha preso la siringa, l'ha schiacciata e purtroppo aveva preso la siringa al rovescio. E l'ago invece di andare nella coscia gli ha trapassato il pollice, per cui è andato a fare il sergente. Allora, la prima cosa da fare è guardare il senso in cui bisogna inventarsi. Va bene, mentre la scopolamina è un altro alcaloide, diciamo, di tipo tropanico, presente in alcune di queste piante, ha avuto un'indebita notorietà perché veniva spacciata come siera della verità, cioè si somministrava questa cosa a una persona e questo raccontava tutto senza inibizioni. In realtà non è vero, viene usata contro il mal d'auto, il mal di mare, come collirio negli esami oftalmici anche questa, il buscopan è un antispastico e contiene scopolamina. Quindi non viene usata in realtà come siero della verità. Questo è un fumetto di Dick Tracy, noto fumetto americano degli anni 60, in cui si vede, no, questa leggenda sostanzialmente, cioè un tossicodipendente catturato, voglio la mia dose, allora l'astuto poliziotto dice gli diamo la scopolamina invece dell'eroina, così poi ci racconta tutto quello che vogliamo sapere. Ecco, non è vero, ma è vero che c'è stato un progetto della CIA, più o meno segreto, degli anni 50, MK-Ultra, dove hanno provato tutte le droghe possibili, note immaginabili, per vedere se potevano avere degli effetti utili per i loro scopi, a volte anche senza il permesso dei diretti interessati e delle cavie, ovviamente. Comunque non serve come sera della verità, mentre sembra che come sera della verità funzioni abbastanza bene l'acido tiobarbiturico salsonico, che è il famoso pentotal. Non c'entra niente con le droghe, ma visto che abbiamo parlato della scopolamina, vi dico che questo è usato. Il pentotal è quella cosa che quando fate un'operazione chirurgica, prima vi danno un lago sedativo, poi voi in barella andate in sala operatoria, ci dice un medico che vi dice adesso vi inietta una cosa, ci rivediamo tra un po'. L'ultima cosa che voi vedete è la sua mano che vi inietta questa cosa qui e voi nel giro di 2 secondi. Addormentate, no? Allora sembra che, se sono mani esperte,
questo pentotal viene iniettato lentamente nella dose giusta, la persona resta in uno stato così di dormiveglia, un po' mezzo rincoglionito, eccetera, e quindi i freni inibitori si abbassano, e questa è la droga che usa il famoso Diabolic, no? Quando vuole estorcere delle informazioni, rapisce la vittima di turno e poi inietta lentamente con arte il pentotal, e poi deve farlo parlare in modo astuto, no? Qualcuno vuole rubare i tuoi gioielli, devo metterli in salvo io. Qual è la combinazione della cassaforte? E allora glielo dice, e poi eccetera, no? Va bene. Parliamo delle... no, non parliamo più niente, perché io avevo ancora l'LSD e le anfetamine, ma... Vabbè, ne parlerò... parliamo più velocemente. Allora, il solito Hoffman, che aveva scoperto ed estratto la psilocina e la psilocibina da Santo, stava studiando i principi attivi dell'erba della Claviceps purpurea, che è questo fungo parassita della vena. Avevano estratto una serie di alcaloidi dell'ergo che volevano usare come medicinale, perché ha una sottostruttura, adesso poi vedremo, insomma. Comunque, lui estrae da questi funghi parassiti l'ergotamina, che è questa, per i chimici è un'ammide, idrolizzando questa ammide con KOH, che si ottiene l'acido, questo è l'acido lisergico, si fa il cloruro dell'acido con cloruro di tiamile, si fa il cloruro dell'acido con un'ammina, si ottiene un'ammide, quindi lui ha tagliato via questo pezzo e gli ha messo due etili e ha fatto il lisergisoire dietilamide è l'acido lisergico, che quindi è l'LSD, e che è semisintetico, no? Perché viene ottenuto lavorando un pezzo di un prodotto naturale. È l'SD 25 perché era il 25esimo di questa serie di derivati che lui faceva. E li faceva perché appunto sperava di ottenere uno stimolante del respiro e della circolazione. Qui questa è la coramina, che era uno stimolante, ha una sottostruttura simile un po' a quella dell'SD, e quindi avevano provato a farlo, l'avevano dato dei topi, ma non faceva niente, non stimolava il respiro, non stimolava il battito cardiaco, pensavano che non servisse a niente, invece probabilmente i topi erano lì che sballavano completamente senza effetti fisici visibili, però poi hanno rifatto gli esperimenti, e fu proprio durante uno di questi che Hoffman, il corpo, ha un viaggio che ho lasciato adesso. Di colpo ha delle allucinazioni, percezione dello spazio, dei colori alterata, e allora lui, essendo uno scienziato e un chimico, anche un po' svizzero ma curioso, dice: beh, io oggi ho fatto solo l'LSD 25, può essere stato solo questo che mi ha dato questi effetti, però io non è che l'ho assaggiato, quindi vuol dire che non è entrato un po' in bocca senza che io me ne accorgessi, ma allora deve essere stata una quantità piccolissima, probabilmente aveva una mano un po' sporca, ho fatto così per girare la fase del potere nel laboratorio, è bastato quello. Allora dice: adesso ci ritrovo e provo a prenderne pochissimo. E infatti, tre giorni dopo, assistito da due colleghi, per fortuna ne prende un quarto di milligrammo, che è una cosa che è grande come due cristallini di zucchero, cioè una cosa quasi invisibile, e ha un viaggio ancora peso del primo. Torna a casa in bicicletta sotto l'effetto dell'LSD, nella pacifica Svizzera, lui abitava a pochi chilometri da Rossano, torna in bicicletta tra le mucche e i pastorelli, e lì dopo varie ore finalmente torna normale e si rende conto di aver scoperto una cosa molto importante. L'LSD viene sintetizzato e usato per esperimenti di tipo psichiatrico, ma ovviamente siamo negli anni poi 50 e 60, si sta diffondendo la cultura psichedelica, la cultura degli hippie, dei figli
dei fiori, la cultura delle droghe, diventa una droga di massa. Hoffman diventa poi il guru degli allucinogeni, perché ne ha già scoperti due, scrive con un botanico questo famoso libro, che io posseggo, e vabbè, quindi la psilocibina che abbiamo visto prima e l'LSD. Queste droghe hanno un certo interesse perché ci sono delle esperienze cosiddette di premorte, near-death experience, esperienze che vengono fatte da chi è in punto di morte, è in reanimazione per un attacco cardiaco, un incidente, poi si riprende, quindi non è veramente morto, magari in punto di morte presunta. Uno di questi fenomeni che si verificano durante un'esperienza di premorte è la out-of-body experience, quando sembra di vedere le cose dall'alto, fuori dal proprio corpo. E questa è Susan Blackmore, in una foto di un po' di anni fa, che la giovane aveva provato, una psicologa inglese, che aveva provato una di queste droghe, aveva avuto un viaggio che l'ha lasciata così incuriosita, che ha scritto poi dei libri proprio sull'esperienza di premorte. E dicevo, anche poi è più anziano, ma si vede che ha mantenuto un po' lo stile psichedelico della sua gioventù. Vabbè. Allora succede che sotto l'azione di queste sostanze si hanno delle percezioni abbastanza simili a quelle che si hanno durante questa esperienza di premorte, in particolare la sensazione di passare attraverso un tunnel, di vedere le cose dall'alto, di rivedere scene complesse con molti dettagli, di vedere una luce e così via. Quindi questo vuol dire che in qualche modo ci sono dei centri del cervello che stimolati farmacologicamente possono indurre sensazioni simili. Adesso sembra che la spiegazione per questa esperienza di premorte non sia paranormale, nel senso che uno ha una visione di quello che può essere al di là, ma siano semplicemente dovuti alla ipossigenazione del cervello, soprattutto appunto durante un infarto o un grave incidente, e una sovrapproduzione di endorfine, che sono degli oligopeptidi endogeni prodotti dai tessuti del cervello, che danno una sensazione di benessere che il cervello paradossalmente produce in grandi quantità proprio in situazioni di forti stress per contrastare lo stress medesimo. E quindi questi viaggi di premorte lasciano questa sensazione di piacere quando uno poi viene portato alla vita, no? Alla coscienza, allo stato operatorio, è quasi dispiaciuto di aver lasciato questo stato. Tagliatelli era il guru degli allucinogeni, professore di Harvard, psicologo, inizia a studiare l'LSD, gli allucinogeni, coinvolge gli studenti perché lui pensava che dovesse essere libero per tutti, la droga di altre facoltà, eccetera. E invece il consiglio di facoltà gli impone di cessare gli esperimenti, anche se le sostanze non erano ancora esplicitamente vietate, viene licenziato, poi diventa il guru della cultura psichedelica, tanto per cambiare trova un ricco finanziatore, succede solo là, vive in una lussuosa villa con un parco di 1600 ettari, scrive una rivista e addirittura una chiesa, tanto per essere più sicuro di poter fare quello che voleva, si chiamava lì Core Spiritual Discovery, LSD, no? Sono gli anni in cui anche i Beatles hanno il loro periodo psichedelico, c'è la famosa canzone Lucy in the Sky with Diamonds, LSD, e un po' tutti usavano queste cose, che non sembrano particolarmente pericolose dal punto di vista fisico, non dovrebbero dare dipendenza, il problema è che possono indurre lo sviluppo di psicosi latenti, per cui tanto qualcuno impazziva del tutto, e poi hanno degli effetti semipermanenti, per cui anche dopo 10 anni che uno ha assunto magari per poche volte, ha dei flash, come se l'avesse appena preso, no? Perché evidentemente vanno a toccare certi circuiti e connessioni neuronali in modo permanente, quindi questo è il pericolo. Comunque lì viene arrestato, con una scusa si rifugia all'estero, qui lo vediamo probabilmente strafatto tra due funzionari dell'FBI, e qui più vecchio, sempre in atteggiamento equivalente.
nel 67 c'è l'ultima grande stagione degli hippie con il raduno di San Francisco che sancisce anche la fine della, dell'epoca degli hippie, della cultura psichedelica in America, con qualche strascico poi successivamente. Va bene, questo è Hoffman che era molto più serio e Liri che era il culo di tutte le cose. Ho ancora 10 minuti o siete stufi? Va bene, dai, le anfetamine. Le anfetamine sono una sostanza sintetica, alfa-metil-feniletil-ammina. Alfa-metil-feniletil-ammina, che ha una struttura piuttosto semplice, è un po' simile a quella che abbiamo visto prima, no? Del neurotrasmettitore come la dopamina, la mescalina, l'allucinogeno, no? Del cactus, e l'efedrina è un altro stimolante molto forte presente in una pianta cinese che si chiama efedra simica, in cinese credo che sia Mahuang, che veniva usata in modo un po', sapete, no? Quando uno prende una pianta secca non sa bene quanto ce n'è dentro, eccetera. Comunque uno stimolante, un antiappetente, se vietato, anche se viene usato sporadicamente lo stesso. Ma appunto anche questa come stimolante ha questa struttura di feniletilamina più o meno sostituita con metili o altri gruppi. Questa è tutta una serie di analoghi di questa struttura base in cui invece di un metile si mette un metile, un tropile, un cloro, un metossidi per vedere quale funziona e quale no. Ecco, questa fu studiata per la prima volta negli anni prima metà del Novecento. Produce appunto aumento della pressione arteriosa, tachicardia, bronchodilatazione, stimolazione del respiro, un stimolante molto forte, cioè immaginate di prendere 10 caffè, ecco, immagino una cosa così, no? Fu fatta la sintesi di questa sostanza proprio per cercare un sostituto di sintesi dell'efedrina, che è un prodotto naturale. Furono trovate appunto queste strutture di base delle anfetamine, poi subito dopo fu fatta anche la sintesi dell'efedrina, ma è più semplice fare quella delle anfetamine. Se qualcuno di voi, in particolare chimici, hanno visto il famoso, la famosa serie telefilm americani Breaking Bad, chi l'ha visto alzi la mano, ok? Ecco, lì c'è un professore di chimica che si mette a sintetizzare anfetamine perché vabbè, c'è un tumore, soldi alla famiglia, diventa un boss della droga, gli capitano di ogni, e c'è le anfetamine che sono vietate adesso, ma in realtà non sono sempre state vietate, perché fino agli anni, fino agli anni 70 le anfetamine venivano tranquillamente usate, vendevano, si chiamava sinfamina, erano degli inalatori, come quelli del Vicks Vaporub, che uno se li metteva nel naso, aspirava e poi era molto sveglio e quindi venivano usati come stimolante generico antidepressivo per perdita di peso perché ha questo effetto disappetente e venivano usate una quantità enorme di sostanze, 10 miliardi di dosi negli Stati Uniti solo nel 1970 e venivano usate dai giornalisti che devono scrivere tutta nota, i professionisti, dai cantanti, dai camionisti, dai pitting, dalle casalinghe depresse, dagli attori, dagli studenti che devono studiare per gli esami. E io stesso devo fare outing in questa pubblica occasione. Quando feci il mio primo esame di matematica, era prima del 1970, non era ancora vietata, e mamma, devo ripassare. Sì, ti do io una pastiglietta che ti tiene sveglio e mi dà una mezza pastiglietta di non so cosa. Io sveglio come un grillo e ripasso, fino anche fino alle 3 di notte, alle 4 di notte. E mamma mia, io vorrei dormire perché ho aspetta che adesso allora ti do un'altra pastiglia di Valium, di Libio, di azettina. Io ho dormito per 2-3 ore e poi mi sveglio. Mamma, ma sono ancora addormentato. Aspetta, adesso ti faccio una caffetta.
che era da 6, sono andato ad esame con gli occhi, con le due partite del trasone vigliacco, ho preso, non mi ricordo, 76 o qualcosa, il mio primo esame. Ma no, lei risponde, sì, ha studiato, ma come se vedesse la prima volta queste cose. Mi ha dormito un po' male. Insomma, mia madre è stata un pusher. Allora dicevo che sì, il concetto di droga vietata, vedete, no? Il chimico di Breaking Bad, come si chiamava, Walter White, le faceva perché erano illegali, ma vent'anni fa erano legalissime, ne producevano migliaia di tonnellate. Fatto sta che comunque alla fine degli anni 60 e 70 vengono ritirate dal mercato, alcuni passano alla cocaina, all'eroina, ricompare sporadicamente perché ci sono grossi avanzi, diciamo, della seconda guerra mondiale, quando la davano ai soldati, ai piloti che andavano in missione notturna, eccetera, eccetera. Intanto ne trovano dei residui e li vendono. Questa è MDA, che è un derivato, è la famosa droga dell'amore, avrebbe tutti sereni e gentili col prossimo, non so bene quanto sia pericolosa, ma non è molto diffusa. Questo è il DOM, che è un allucinogeno ancora più potente dell'LSD, ma non viene usato perché c'è un facile sovradosaggio e spesso vanno dei viaggi brutti, cioè non allucinogeni ma sensazioni completamente sgradevoli anche dal punto di vista fisico. Mentre questa è la famosa ecstasy, l'ecstasy che viene venduta e spacciata nelle discoteche, nelle feste rave, in questi luoghi di perdizione, poi la associano all'alcol, poi escono alle 4 del mattino e guidano e così c'è la strage del sabato sera, no? Anche questo ovviamente è vietata e non pensate che queste droghe vengano sintetizzate nei garage da pochi balordi, perché sì, fanno anche quello e quello li provano subito, ma molte di queste pastiglie vengono spacciate e sono fatte molto bene, sono pastigliette colorate, rotonde, fatte con una pastigliatrice, ci sono inciso il simbolino, il cuore, la stella, non so, il coniglietto, qualcosa che la rende dall'aspetto attraente, e coperte con un film di c'era Carnaval o un compattante per fare le pastiglie, quindi vuol dire che c'è qualcuno che ha un'azienda farmaceutica a disposizione e che di notte si fa le pastiglie di ecstasy, no? Oppure in qualche, non si sa, oscuro laboratorio, non so bene da dove venga, ma non sicuramente dai garage di qualche studente di chimica come voi. Questo signore si chiama Shulgin, è stato chiamato Dr. Ecstasy. Perché questo, cosa è successo in America? Ha avuto un contratto con l'MDA, la DEA, Drug Enforcement Agency, l'antidroga americana, no? Il quale ovviamente le anfetamine erano vietate, ma loro vogliono sapere quali sostanze simili hanno una certa attività. E allora lui, questo Shulgin, nel suo laboratorio, proprio questa volta sì, in un capanno nel suo giardino, qui i chimici riconosceranno, no? Il laboratorio rotante, boccettini, scaffali, eccetera, ha fatto tutta una serie di centinaia di derivati di questa struttura base delle anfetamine e poi faceva dei test preliminari con i suoi amici, tutto con il permesso della DEA, li chiamava e gli dava una dose, poi questi riportavano le sensazioni, poi passava al governo. A un certo punto il governo gli ha chiuso il contratto, lui se l'è un po' presa e ha pubblicato questo libro, ok?
Chemical Love Story, che si trova anche su internet, gratis, se cercate un po', dove per metà parla della storia dell'amore con sua moglie, eccetera, per l'altra metà è un manuale di laboratorio, come quello con un fuoco, come una ricetta qualunque, in cui spiega come fare facendo derivati delle anfetamine, si prendono 20 grammi di questo, si mettono in un padrone per cose, si raffredda a 10 gradi, si goccia lentamente dal prodotto, poi si scala, no, tutto. Questo l'ha reso un po' poco popolare verso, cioè, per il governo, perché lui ha spiegato come funzionano queste cose, e si è fatto odiare un po' anche dagli stimatori delle anfetamine, perché ha rivelato di essere stato al soldo e odiato il governo americano che vieta qualunque cosa. Quindi, vabbè, le ho citato perché è dottoressa, credo che sia morto tra l'altro uno o due fa. Ecco, questi invece sono i laboratori casalinghi, vedete, un po' più malfatto. Va bene, allora con questo e anche con un po' di ritardo, mi scuso, ho concluso, qui ci sono tutta una serie di libri molto più dotti, molto più dettagliati sulle droghe dal punto di vista antropologico, dal punto di vista della storia. Poi eventualmente io vi posso lasciare il file di questa conferenza se qualcuno è interessato ad approfondire la cosa dei riferimenti. Per gli studenti di chimica non cercate di mettervi nel garage a fare queste cose, perché molte sono, fare la cocaina per sintesi è praticamente impossibile, perché verrà costare 10 volte, 100 volte più di quella naturale. Fare le anfetamine può essere abbastanza semplice, fare la mescalina può essere anche abbastanza semplice, ma sappiate che le agenzie governative non sono stupide e qualunque prodotto, anche lontanamente, possa essere usato per fare una di queste cose, è una sostanza controllata e viene verificato chi la usa per quali scopi, e quindi la libertà cetica, che sembra veramente banale per i chimici, viene usata per acetilare la morfina e fare eroina, quindi anche la libertà cetica è una sostanza controllata, e anche l'acetone che si usa come smalto, cioè per assorbente per lo smalto delle unghie, siccome serve per cristallizzare alcune di queste droghe, è sostanza controllata, quindi insomma, non provateci, perché Walter White ce l'ha fatta, ma quella è una finzione letteraria e i telefilm sono stati seguiti da un'esperta di chimica organica, una professoressa americana, sempre con uno della DIE di fianco, che tra l'altro verificava che non spiegassero chiaramente come si faceva. Ok, ringrazio per l'attenzione, se ci sono domande, curiosità, critiche o